Sapete che io non posso fare a meno di fare un intro. Questa musica non c'entra molto con quello che andrò a dire, ma però mi ricordo di me. Mi ricordo dei momenti piuttosto felici e sereni con i miei genitori. Ecco, un ragazzino. Passati con degli amici molto cari. Insomma. Chi mi segue sa che io non sfrutto certe cose, non sfrutto niente, però sono qua da solo. Matteo è via, sta facendo il suo allenamento e sono contento che lo faccia. Perché, come si dice, the show must go on. Lo spettacolo deve andare avanti e ci mancherebbe altro. Anzi, sapete cosa vi dico? Meno male che va avanti. Meno male che va avanti. Allora, alla fine finiamo tutti dentro in una scatola, lo sapete? Finiamo dentro in una bella scatola. Ma tutti, tutti. Belli, brutti, ricchi, malati, in salute, felici, infelici. E ora sapete cosa vi dico? Quando finisci nella scatola non ci possiamo più dire niente. È prima. Allora, la stanchezza, l'indolenza, la noia, la non voglia. Sì, perché prima magari si dice sì, ma tanto domani. Eh sì, dai, le persone a cui tengo le vedo domani, dopodomani le vedo, non lo so, tra un mese, due mesi, ci vedremo. E poi invece sapete cosa conta? Sapete che cazzo conta quando le vedete in vita? Quindi, beato chi coglie i momenti. Beato chi coglie i momenti, perché dopo è troppo tardi. Qualsiasi cosa un essere umano creda, quando lo show è finito per quella persona, poi basta. Vengono a fare l'ultimo festeggiamento, ma il festeggiato non può interagire. Quindi quello che è importante è quello che si fa da vivi e coi vivi, non con i morti. Ah, era bravo, era brava. Sì, va bene. Lo sapete che sono politica, non sono politicamente corretto, Lo sapete? Comunque, non sarà un video molto lungo e penso che sarà l'unico della mia serata. Ringrazio tutti quelli che sono venuti, però il festeggiato non poteva interagire e allora niente. Detto questo, ciao Isabella, ci rivedremo ancora, sono sicuro.
anche se il prete ha detto che ci troveremo tutti in paradiso, io credo che ci rincontreremo ancora sotto altre spoglie. Penso così, è quello che io penso. Buonanotte a tutti, amici miei.